sempre qua come 5 Stelle. Oggi deve essere una data che i lucani si devono ricordare, perché è stato fatto veramente uno strappo alla democrazia nostra. Non possiamo permettere che questi signori siano riusciti ad avallare una possibilità di mandarci al voto direttamente a maggio. È un abominio. È veramente un ambito che neanche nelle peggiori dittature sudamericane si riesce a vedere. Credo che si sia perpetrato praticamente un abuso. Le date ultime erano chiare a tutti, c'è la volontà sicuramente di proseguire con questo mandato. È una cosa vergognosa che il presidente, facendo funzione della regione Basilicata, che fra l'altro mi dicono che non è neanche lucana, che non è stata mai eletta consigliere regionale, ma so che è raccomandata come uomo di fiducia di Pittella, cioè una persona che viene da un'altra regione d'Italia, viene a decidere la nostra storia. Ma il fatto è serio. È vergognoso che praticamente questa signora ha portato le elezioni per far slittare l'operazione a maggio. Questo vuol dire regalare quasi 1 milione di euro ai consiglieri regionali, ovvero ogni consigliere regionale prenderà quasi 70.000 euro in più per questi 6 mesi che farà il consigliere regionale. Qui io invito tutti i lucani che amano questa terra, venite a manifestare il vostro diritto democratico al voto. I consigli regionali possono rimanere in carica per legge 5 anni. Questo consiglio è scaduto il 18 novembre, non c'era già alcun motivo per immaginare di andare a votare in pieno inverno il 20 gennaio, disprezzando un lavoro che può essere una grande possibilità per la Basilicata, che è l'inaugurazione di Matera 2019. Non se ne sono fregati niente, adesso si stanno inventando una norma che non esiste. Io credo che la Presidente Franconi sia stata manipolata, sia ostaggio della famiglia Pittella. Non si può continuare in questo modo. Venite qui, ma ci batteremo in ogni modo. Stiamo già muovendoci sotto tutti i profili: legale, penale, amministrativo. E molte delle cose che sono state fatte in questi 60 giorni ci sono motivi per ritenerle illegittime. La legge non è a disposizione di un privato cittadino e dei suoi interessi personali. Vincere o perdere è un gioco della democrazia. Mettere in gioco la democrazia invece non va bene. I cittadini hanno poche certezze in questo momento di grande difficoltà politica, istituzionale, che è quella del voto. Credo che aver protratto per molte settimane e mesi questa incertezza non abbia giovato alla politica, alle istituzioni e, se mi consente, anche al PD e al centrosinistra. Adesso però la Franconi ha deciso. La palla passa al governo nazionale, che è un governo costituito da Lega e 5 Stelle, quindi non basta ovviamente la piazza, è utile a sensibilizzare, ma adesso 5 Stelle e Lega governano il paese, quindi facciano una scelta per evitare il voto a maggio. Buongiorno a tutti, sono Gianni Leggeri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Niente, abbiamo assistito all'ennesima farsa di questa giunta, ormai arrivata alla frutta, perché solo questo termine si può usare. E non hanno capito che la legislatura è scaduta, è finita, non si sono ancora resi conto. Vogliono portare ancora avanti questo governo in prorogatio, ma non ha nessun valore, non ha nessun valore. E noi naturalmente attiveremo tutti i canali del governo affinché sia prestata massima attenzione alla regione Basilicata e soprattutto perché la dignità dei cittadini venga messa in primo piano e non in questo modo. Grazie. Siamo qui con questo presidio perché ci stanno scippando la democrazia. Quello di andare a votare il 26 maggio è una forzatura che non possiamo permetterci. Quindi chiediamo di andare a votare il più presto per dare valore a un'istituzione come la regione Basilicata, di uscire da fuori da questa farsa. Non è pensabile che tanti di questi signori che siedono in consiglio regionale, che ormai sono dei vecchi arnesi, sono dei vecchi tromboni della politica, continuano a percepire per altri 6 mesi lo stipendio, sapendo già da ora che saranno trombati, ovvero saranno mandati a casa via tutti, con tanti calci democratici nel culo.